Un posto al sole anticipazioni, trama puntate, dal 8 al 12 agosto 2022. Eugenio e Viola colpiti da una tragedia. Lunedì, 8 agosto 2022. A poco servono i disperati tentativi di Viola di allentare la tensione fra i suoi genitori, che sono sempre più distanti fra loro. Raffaele e Ornella, infatti, non sembrano più in grado di superare la loro crisi, peggiorata anche dalle insicurezze che stanno nascendo, giorno dopo giorno, in lui. La Bruni, inoltre, è sempre più sotto stress a causa del lavoro. Franco, Angela e Bianca preparano la valigia in vista delle imminenti vacanze estive. A casa Boschi si respira finalmente un clima di grande tranquillità. Nunzio non perde tempo per mettersi sulle tracce di Chiara Petrone. Riuscirà davvero a mettersi in contatto con lei ed a scoprire dove si è trasferita? Il ragazzo, disperato, propende per una soluzione drastica. Una brillante iniziativa di Mariella rischia di non sortire l'effetto sperato su Guido. Qualcosa non va come previsto e tra i due coniugi cala il gelo. Martedì, 9 agosto 2022. Pronto a tutto pur di ritrovare la sua fidanzata, Nunzio si appella ad una sua pericolosa conoscenza per guadagnarsi i soldi che gli occorrono per pagare un facoltoso investigatore privato. Peccato, però, che i suoi progetti rischiano di bloccarsi a causa di un incontro-scontro con un suo vecchio rivale. Intanto, Raffaele continua imperterrito a chiedere perdono ad Ornella, sopportando con tanta pazienza la freddezza della donna. L'uomo vorrebbe ritrovare la serenità di una volta, ma la dottoressa non si fida di lui, dopo il rapporto che l'uomo è riuscito ad instaurare con Elvira Tomei. Intanto, a Palazzo Palladini, malgrado gli interventi parecchio inopportuni di Cotugno, Mariella si ritrova alle prese con una vera e propria missione: far accettare una grandissima novità a Guido. Cosa si inventerà la donna per portare il marito dalla sua parte? Mercoledì, 10 agosto 2022. La soap non va in onda. Torna con un doppio appuntamento l'11 agosto. Giovedì, 11 agosto 2022. Roberto propone a Marina di trasferirsi a Palazzo Palladini. Ad infrangere la felicità di Ferri sono, però, le preoccupazioni espresse dalla stessa Giordano, convinta che le cose tra loro possano ancora una volta mettersi male. Franco scopre le discutibili mosse di Nunzio messe in atto, con lo scopo di rintracciare la sua amata. Silvia e Giancarlo, imbarazzati, si vedono costretti a rivelare a Michele la loro imminente partenza per le vacanze. Manuela continua imperterrita a recitare la parte di Micaela. Tutto questo costringe Serena a reggere il gioco con Nico. Marina e Roberto vanno a convivere. Una donna misteriosa inizia a spiare le loro mosse. Dopo aver fatto pace con Raffaele, Ornella propone a Viola di organizzare un pranzo in famiglia. Continua la rocambolesca fuga di Lello Valsano, che è sempre più cattivo. Venerdì, 12 agosto 2022. Complice il clima vacanziero, sembra riaccendersi la vecchia armonia tra Viola ed Eugenio. Nessuno dei due sa che qualcosa di tragico e completamente inaspettato sta per rovinare la splendida giornata trascorsa insieme. Tale evento avrà a che fare con il famigerato Lello Valsano? Sembra di sì. Nel frattempo, Roberto e Marina sembrano quasi rassegnarsi all'idea che non riusciranno a trovare una buona governante. Per caso, si imbattono in una sconosciuta che vorrebbe tanto essere assunta per quel tipo di mansione. Si tratta di una complice segreta di Lara Martinelli? Continua, senza sosta, il serrato corteggiamento di Mastro Peppe nei confronti di Giulia Poggi. Lei, però, non ha alcuna intenzione di cedere in quanto si è fatta una cattivissima idea su di lui, soprattutto dopo i recenti scontri avvenuti al parco e da Palazzo Palladini.